Un rapporto lungo 21 anni, poi lui ha un malore e dopo 3 giorni in terapia intensiva muore. Lei gli resta accanto fino alla fine, fino a quando, prima del funerale, non viene aggredita dalla sorella di lui e da un dipendente della ASL. La lei in questione è Regina Stariano, dirigente nazionale dell'associazione Transgenere, proprietaria del Priscilla Tre del Lago e presidente del consorzio Friendly Versilia. Il lui invece è l'uomo che l'ha accompagnata per moltissimo tempo, fin dall'inizio della sua transizione. Non era facile, ma lui presentava a tutti come la sua donna e ne era orgogliosa. Regina e la sorella del defunto non si conoscevano ancora, ma la sorella non sembrava aver preso bene quella relazione che c'era stata. Forse suo fratello non la considerava degna di entrare in contatto con una storia così bella. Il giorno dopo viene spintonata da un dipendente dell'ASL e la sua mano rimane rinchiusa nella porta. Martedì, insieme al suo avvocato, Regina si è recata alla polizia di La Spezia a sporgere denuncia per l'aggressione. E più che la violenza subita, quello che resta dentro, dice, sono le minacce, gli insulti e la cattiveria. L'associazione culturale APUA organizza a Pistoia sabato 15 un flash mob per la giornata mondiale contro l'omofobia del 17 maggio. L'evento, che ha l'adesione del comune e la provincia di Pistoia, consisterà in una marcia in flash mob, durante la quale i partecipanti avranno dei palloncini legati con 3 fili differenti che verranno liberati una volta arrivati nei 3 punti di marcia stabiliti. Coloro che parteciperanno per 1 minuto si sdraieranno a terra in ricordo delle vittime dell'omofobia, facendo volare una delle corde dei palloncini. Gli organizzatori chiedono ai partecipanti di indossare una maglietta di uno dei colori dell'arcobaleno. L'associazione, una volta ritrovata in piazza, darà il resto del materiale. Il ritrovo della manifestazione sarà alle ore 17 di sabato 15 maggio in piazza Gavinana a Pistoia. In fondo è un lavoro come un altro, riflette Immacolata, ma sul momento rimane sbalordita quando un'insolita agenzia le propone di ingaggiarla per una bizzarra attività. Rimettere in piedi matrimoni appassiti dall'abitudine e dalla noia. In pratica deve interpretare il ruolo dell'amante, comportarsi peggio di una moglie e poi riportare all'ovile i mariti feriglioni. Tra scene tragicomiche e situazioni grottesche scopre di possedere un certo talento per questa professione e trova anche amicizia e complicità. Una sorpresa per lei che da anni, dopo la tragedia che ha sconvolto la sua vita e distrutto il rapporto tra i suoi genitori, si è blindata il cuore per paura di soffrire ancora. Così una domanda comincia a frullarle in testa. Se è tanto brava a riportare l'armonia e la serenità tra persone sconosciute, perché non provarci anche con suo padre o sua madre? E magari, volendo esagerare, anche con se stessa? Questa è la trama dell'ultimo libro di Donatella Diamanti, la ristoratrice di matrimoni, presentato lunedì 10 maggio al Mondadori Multicenter di Milano. Per quanto riguarda gli appuntamenti nei teatri del fine settimana, vi segnaliamo: a Firenze al Teatro Verdi sabato c'è il concerto di Irene Grandi, alle Porte del Sogno Tour 2010. Dopo l'acclamata partecipazione a Sanremo, la cantante toscana parte con il suo tour nei teatri. Nel pomeriggio, intorno alle ore 16, Irene incontrerà i suoi fan alla FNAC del centro commerciale Gigli. A Pistoia, venerdì 14, al Teatro Manzoni, ci sarà Promemoria, 15 anni di storia italiana ai confini della realtà, narrata da Marco Travaglio, intervallati da musiche eseguite dal vivo da Valentino Corvino e Fabrizio Puglisi. A Bologna, al Teatro Comunale, fino al 20 maggio, va in scena l'opera di Georges Bizet, Carmen, la zingara più famosa della storia. Torna sulla scena, come sempre, seducente e sedotta, ma la fine è annunciata, come dice un versetto del quarto atto. Lei è nata libera e libera morrà. La rappresentazione si avvale dell'orchestra, coro e coro di voci bianche del Teatro Comunale di Bologna. Iniziamo con gli appuntamenti di questa settimana con venerdì 14 maggio. Dopo anni di assenza da Firenze torna il cabaret della mitica Cesira, la fantastica cabarettista di Zelig, al Ferry Summer presso il disco Costessa nella zona dell'IKEA a Firenze. Ci spostiamo a Torre del Lago dove un altro weekend di festa arriva allo Stupidà. Il venerdì notte è VNRG, il sabato è Viva i Marinai e la domenica è Dinner House Party, cena al Risto Stupid. A Siena, presso la libreria Beccarelli in Viale Mameli, a partire dalle ore 17:30, possiamo partecipare a Verba Volant Scripta Queer, una rassegna di letteratura GLBTQ organizzata dall'Associazione Movimento Pansessuale di Siena con la finalità di proporre ad un pubblico più vasto testi altrimenti fruiti da soli lettori di nicchia. La rassegna si svolgerà nel corso di 3 giornate, dal 14 a domenica 16 maggio. In occasione della giornata mondiale contro l'omofobia, ecco 2 appuntamenti, sabato 15, tutti uniti al Mamma Mia di Torre del Lago per realizzare l'importante Kiss In. Ospite il presidente di Arcigay,
Paolo Patanè. Ancora flash mob a Siena lunedì 17 maggio alle 18 in Piazza del Campo di fronte al bar Fonte Gaia per dire no all'omofobia. Serve la partecipazione ed un fischietto. Torniamo alle discoteche, andiamo a Marina di Massa dove sabato 15 al G-Live Gay Lesbian Night. Ospite sarà Angela, la favolosa cubista. Chiudiamo ricordandovi che lo Yag Bar in via De Macce a Firenze rimarrà aperto tutte le sere per tutta l'estate con video, musica, cocktails, aria condizionata che d'estate serve e naturalmente l'ingresso gratuito. Un'infanzia da lesbica in un corpo da uomo, il sentirsi a disagio con il proprio corpo e la consapevolezza di non volere quei seni, una sofferenza che però può passare accettando se stessi e iniziando a trasformarsi nel corpo che realmente si sente di avere. Questo percorso non è per niente facile, pensate per Chas Bono, figlia di Cher e Bono, che anni fa ha intrapreso questo percorso ed è diventata oggi a tutti gli effetti un uomo. Un giudice della California ha infatti accolto i documenti medici che riconoscono Chas un uomo. Stessa sorte in casa nostra è avvenuta per Gabriele Belli, concorrente della scorsa stagione del Grande Fratello, che nata Elettra, una volta uscito si è operato diventando pure per lo Stato italiano un uomo. Scelte coraggiose che approvo appieno. Adesso si aspetta Vladimir Luxuria. È difficile ovviamente una religione che ha secoli e secoli di storia alle spalle, fa fatica a toglierseli di dosso. Come tutte le religioni, infatti, però poi non ti devi un'evoluzione lamentare, si vede, poi... un'evoluzione lenta, lentissima, però c'è, si vede. È dura, lo so, è dura. Anche perché comunque ci sono dei principi abbastanza particolari nella Chiesa, in ogni cosa. E c'è anche da dire che l'essere cristiano è il primo insieme. Poi c'è ovviamente l'essere cattolico, che è un sottoinsieme della cristianità, perché la Chiesa comunque è sempre un'istituzione fatta da uomini, e quindi non è tanto il cristiano che deve cambiare quanto la mente di ogni uomo. Cioè ogni uomo deve essere una mente aperta, cioè ovvero non che tutti dobbiamo pensare allo stesso modo, però io posso non condividere un pensiero ma accettarlo e rispettarlo in questo caso. La Chiesa è la prima a non farlo, non rispettare il pensiero degli altri. Non è che non rispetta, dà il suo giudizio, dà una sua opinione. Sì, ma poi la chiesa è, bisogna fare distinzione tra i vertici della Chiesa e tra le gerarchie della Chiesa e la Chiesa. Cioè, la Chiesa è fatta da tutti i fedeli, quelli che vanno in parrocchia, dalla nonna che va alla messa tutte le domeniche. Sì, ma che dall'esempio quello che ci va una vertici volta della Chiesa, al mese. Scusa, Sì, ma i vertici della Chiesa ovviamente... Dovrebbe dare il massimo esempio, cioè... Penso che quando lo si riferiscono alla Chiesa si riferiscono comunque sì, a certo. No, autorità ecclesiastiche. Sì, cioè, anche da parte dei fedeli che parliamo, però ovviamente sì. Devono essere criticati quando... dai sì, fedeli stessi, penso, no? Tanta ipocrisia nel mondo della Chiesa. Ma quello è come in tutte le cose. Ma non vertici, solo nella Chiesa c'è l'ipocrisia. No, ma qui siamo... Cioè, nella Chiesa a maggior ragione non dovrebbe esserci, perché comunque è la prima sì, a professare... C'è rispetto al prossimo. Certo, ma stai parlando di uomini. Discriminazione. Sì. Stai parlando quando di sono uomini. I primi a discriminare, ma non solo ad esempio un omosessuale, sono i primi a discriminare una persona che è divorziata.